siamo qui alla manifestazione a favore dei Marò, eccomi qui con un professionista grandissimo, Toni Capuozzo. Due parole per la liberazione dei due Marò. Io sono qui perché sono convinto della loro innocenza e non solo pregiudizialmente, perché conosco Massimiliano Latorre, l'ho conosciuto in situazione non facile come a Kabul. Credo che siano innocenti perché non sono stati loro a sparare contro i due poveri pescatori di anni. Ecco, è passato tanto tempo, è passato 2 anni. Si poteva fare qualcosa di più? Si poteva fare molto di più. 3 governi in successione hanno detto ogni volta è un nostro impegno prioritario, insomma, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, tantissime parole, alcune promesse, pochi fatti. Il 2 giugno c'è stato un grande applauso alla festa della Repubblica. Quando è sfilata, sono sfilati quelli del San Marco. Esatto. Ma è testimone che insomma, la gente comune, almeno una parte del paese, è sensibile a questa causa, no? Si è portato così. Così a lungo del tempo, insomma, credo che ci sia dell'affetto a livello popolare verso queste due persone, anche in chi non conosce sempre magari lo svolgimento dei fatti, però sono due che mentre il paese faceva una pessima figura a livello politico e istituzionale, sono due che hanno dato l'idea della dignità che a volte ha il cittadino comune, no? Mostrando, affrontando una situazione molto difficile. Con orgoglio, con pazienza, con dignità, quella che forse è mancata a qualcuno. Qualcun altro. Ecco, e pensiamo sempre, comunque sono sempre due esseri umani e come tali vanno trattati. Ma questo, guarda, io ovviamente sono a loro favore, ma non dimentico mai neanche i due poveri pescatori di acqua, non sono stati loro a uccidere, cioè, il fatto di tenere loro privati della libertà secondo me è anche un insulto alla memoria dei due pescatori di acqua, cioè, non è che si fa giustizia in questo come in altri casi, certo, trovando il primo colpevole che passa. Certo, il capo espiatorio come si dice. Ecco, cioè, se uno volesse dare un messaggio alle istituzioni, che messaggio darebbe? Che si parla spesso che questo paese ha bisogno di fiducia per riprendere, per ripartire, per immaginare un proprio futuro. Beh, quello, la vicenda dei due fucilieri del San Marco è un buon test per dimostrare, insomma, che le cose si possono fare, che questo paese, se unito, riesce a affrontare, a superare la crisi, a vincere tanti suoi problemi. Non è una questione che riguarda solo i loro amici, i loro familiari naturalmente, i loro colleghi in armi, ma riguarda anche lo stato d'animo del paese. Insomma, farcela in questo è importante perché può dare fiducia e l'Italia può dire avere rispetto di se stessa. Perfetto, io la ringrazio dell'intervento, grazie.